Sono 15 i capisaldi dell'azione di governo della Giunta regionale guidata da Enrico Rossi, che a metà mandato ha stilato il bilancio riassunto nella speciale sezione del sito istituzionale della Regione Toscana. A metà dell'opera, strutturata come un lavoro in continua evoluzione, ambiente, sanità, diritti, fondi europei. Al giro di Boa il presidente Rossi ha focalizzato l'attenzione, tra le tante azioni, sui 100 milioni che la Regione investe ogni anno nella sicurezza idrogeologica, sull'avvio del raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca e sullo sviluppo dei porti da Piombino alla Darsa in Europa fino al contrasto sempre più serrato al lavoro abusivo con il progetto Lavoro Sicuro. Si è dimostrato che è possibile che lo Stato sia presente anche laddove pare impossibile. Se si organizza ci siamo riusciti, ringrazio la Procura di Prato, il Comune, i comuni della zona e soprattutto i ragazzi che hanno fatto questo progetto che ha cambiato le condizioni di sicurezza e di lavoro per migliaia e migliaia di persone. Tra le azioni sottolineate da Rossi anche l'obiettivo raggiunto del 95% di puntualità dei treni e l'attuazione della riforma del Rio con il riordino delle competenze dell'ente, tra le priorità per il futuro ha detto Rossi, ora c'è l'azzeramento della popolazione esposta alle PM10 con il nuovo piano per la qualità dell'aria e l'autosufficienza energetica della Toscana entro il 2050 con il progetto Toscana Green. L'energia della Toscana è l'energia geotermica, il che non significa fare nuove centrali. Non significa prevalentemente questo, significa studiare la possibilità di un utilizzo e di un potenziamento dell'energia geotermica anche per fini di riscaldamento. Sul fronte del lavoro, a margine del bilancio di metà mandato, Rossi ha anche annunciato la firma di un addendum al protocollo d'intesa per l'attuazione del programma Galileo che aumenta di 60 unità i dipendenti a tempo indeterminato del gruppo BHGE entro il 2022.